esempio, qui abbiamo un modello della bottiglietta del bitter soda Campari, depositata da Pietro Campari, ma in realtà il disegno è di De Pero. Sono lettere di entusiasti del regime che scrivono loro condizionata ammirazione e amore per il duce. Queste sono le casette asismiche del comune di Melfi. Questa è la piattaforma per le raccolte speciali. Parliamo quindi delle stragi di Piazza della Loggia, di Ustica, della strage della stazione di Bologna. L'Archivio Centrale dello Stato conserva la documentazione degli organi centrali dello Stato dal 1861 in poi. Oltre agli archivi prodotti dalle amministrazioni dello Stato, conserviamo anche moltissimi archivi prodotti da altri soggetti che però sono complementari alle fonti che sono state appunto prodotte nel corso dell'attività statale. Questo fa sì che l'archivio diventi effettivamente rappresentativo della realtà complessiva del nostro paese. Lo Stato è importante, ma oggi lo Stato in realtà vive sempre più in simbiosi con la società civile. Massimo Consoli può essere ritenuto uno dei fondatori del movimento di liberazione omosessuale in Italia. All'interno di 16 milioni di schede, comunque, loro scrivono al comando di inviare informazioni circa la dichiarazione di irreveribilità del soldato. A me piace vedere Balbo in questa fotografia, testimonia la grande passione dell'uomo per la macchina e per il volo. Circa 1,5 milioni di schede che riguardano tutti i prigionieri militari e militarizzati che hanno conosciuto l'esperienza tragica della prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale, e sono l'unica traccia, ad esempio, che i familiari ci richiedono per finalità pensionistiche. Ecco, non siamo, diciamo, una specie di frigorifero che conserva soltanto, ma è una finalità di fruizione a qualsiasi tipo di utenza. Per questo siamo detti anche gli arsenali della democrazia, della cittadinanza, perché non facciamo distinzioni rispetto al profilo dell'utente che ci richiede di poter accedere a ciò che conserviamo. Non per niente abbiamo quasi 160-170 chilometri di scaffalatura, che sono tanti. L'archivio non è soltanto un'arca nella quale conservare questi preziosi cimeli. L'archivio è qualcosa di vivo, di pulsante, che si nutre del tempo che attraversa.